Spostando sto TV su e giù ogni tanto, raga, perché non va la TV. La webcam si sminchia. Troppo sminchiata ancora. Sminchiata troppo. Mizzica. Così va bene. Salve a tutti ragazzi, bentornati qui su Game Legacy. Allora, Twitch. Ho liberato un po' della la memoria della Play. And now ho reinstallato PD2, peccato che devo cambiare titolo della live perché mi si bugga sempre. E siamo tutti contenti e felici. Allora, so che non verrà nessuno, quindi giocherò per conto mio. Perché mi hai imparato che qua su Twitch di voi non viene mai nessuno. Stava per partire un video di Gabby a caso. Pausati. Pausati video, vabbè. Non si pausa il video. Se pausate il video. Allora, modifica. Terza volta che scrivo il titolo, che palle. Ah, c'è volume nella TV. Ah, ecco, non c'era volume. Adesso c'è. Mi devo mettere il volume nella cuffia però, sennò qua. Vedi, due. Salute, grazie, prego. Tornano le rapine. Non siamo su Battlefield 1, quindi togliamo il gioco Battlefield 1. Già che solo vado nelle impostazioni mi metto l'audio nel coso. Ciao Marco, come va? Tutto bene? Aspetta un attimo che qua mi metto l'audio nella cuffia così lo senti doppio. Siamo tutti più. Ok. Boh, a parte il raffreddore. Dai, bene, bene. Scuola bene. Quello bene. Si va avanti, dai. Ok, eravamo livello 70. Ah sì, vi ho messo la maschera del coniglio. Eravamo livello 74. Contatti 7 milioni. Conto estero 58 milioni. Fuggitivo 3, spettro 17, tecnico 15, specialista 6, manipolatore 7. Il fuggitivo era la roba più inutile. Crimine offline, inventario. Avvia CrimeNet, modalità offline. Collegati a CrimeNet. Facciamo uno offline, ragazzi. Facciamo uno da soli. E poi magari andiamo online. Vorrei fare almeno uno totalmente in stealth. Ecco, tipo colpo banca. No, colpo banca è troppo difficile per me, mi sa. Ma ci si può provare, dai. Tanto è normale. Va bene, facciamo coi bot. Tanto non ci riuscirò mai, ragazzi. Però si può provare. Devo ancora riuscire. No, una totalmente stretta l'avevo fatta. Però era quella volta in cui ero entrato in una partita già cominciata. E c'erano già tipo due persone che stavano trapanando cassetta per cassetta. Siamo stati due là 2 ore. La furtività è un'opinione. Un'opzione. Non è un'opinione. Pistola silenziata, ce l'ho. No, nessun silenziatore su altro, quindi mi portavo questo coso qui. Ok. Jammer. Perché io ho sempre il rischio di rilevamento massimo? Non mi si abbassa mai il rischio di rilevamento. Granata, frammentazione, asso di picche, l'azione di lanciare le carte è comunemente associata a qualche strano trucco di magia, ma il peso dei bordi affilati si. Figata! È come se avessi dei coltelli da lancio. Ok. Beh, ci proviamo, dai. Non assicuro niente, eh. Dai, andiamo. Pure la canzone di Undertale in testa. Ormai mi sono fissato con Undertale. Guarda che figa la mia squadra. Un elegantone e un tipo con giubbotto di pelle.
Cioè, non è permesso correre. Noi siamo delle persone normali, siamo dei civili. Ora, qua è aperto. Diamo un'occhiata sul tetto, anche qui è aperto. C'è la videocamera. Anche qui c'è una videocamera. Vai, cominciamo. Strano, non sta passando nessuno, questo. Non mi dire, l'hanno già individuato, sono stupido, eh. No, ma non già. Che fail! No, vabbè, dai, la rifacciamo. Questa è stata proprio. Dov'è per riavviare? Riavvia la partita. No, vabbè. Devo stare più attento alla videocamera. Sono stupido. Io non sono bravo a fare le robe, ragazzi. No, che okay, dai, adesso ci riesco, adesso ci riesco. Più o meno. Nel caso qualcuno di voi abbia dei due per aiutarmi, va bene. NA funziona nessuno, immagino sia. Equipaggiamento è sempre quello, ok. Sì, vabbè, sono pronto, dai, ci devo riuscire. Bla 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 bla. Ok, facciamolo. Tipo, quanti sacchi sono? Aspettate. Abbiamo due sacchi per cadaveri. Noi lo dice quanti borsoni sono, non lo dice. Non lo dice. No, sto per mettermi la maschera. Lol. Sembra che comunque non ci sia nessuno. Nah, tranquillo, prima o poi la prendi. Prima o poi la prendono tutti. O vi prendete gli Xbox. Ok, stavolta qui è chiuso. Bello come nessuno passa, mi è molto utile sta roba. Mi sta assordando la musica del gioco intanto. Qui è chiuso, stavolta non c'è la videocamera. E qui la videocamera c'è sempre. E una è andata. Immaginavo di farmi del danno. Qui è pericoloso perché se passa qualcuno. Però non sembra passare nessuno. Proviamo a scassinare, va? Mizzica, l'ho detto, eh. No, a terra, come si fa a dire di stare a terra? Ok, se l'idiota resta là mi fa piacere. No, 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 vabbè, ho failato. Fanculo, stupido civile del cavolo. Grande Mark, quello lo devo riprendere anch'io. Ok, piccola notazione. Non mettersi con le spalle sulla strada. Perché passerà di. Cioè, per un'ora non passava nessuno. Esattamente quando mi metto io passa qualcuno. Stronzi.
Ce la facciamo, ce la facciamo. Guardando i video di Yuke mi sono fissato col fatto di voler fare una stealth tutta da solo. Oddio, con gli amici sarebbe anche più facile, ma stealth gestisci tutto da solo, quando sei da solo, quindi è meglio. E se non passa nessuno, mi metto io a scassinare la serratura, passano in 20. I 20 no, però, nel senso che avete capito. Guarda, qui c'è uno. No, lo stealth in solo è, secondo me, è ancora più facile perché ti gestisci tutto da solo. Salute. Faccio sempre la salute da solo, ma dettagli. Delle travi io le prendo, non che ci siano utili nello stealth, però lucernario, fuck. Cosa è successo? Perché mi si era tolto? What the fuck? Dai. C'è la vita per scassinare più facilmente, perché mi sa che la devo ancora mettere sta vita. Ho messo lento. Io mi sono dovuto fare così tipo 30 cassette una volta. No, tu non mi hai visto. Cavacca. E poi in bella vista di tutti sto cavo di cavo. Minchia, come faccio? Qualcuno di voi mi dice come cavolo si fa. No, non l'ho sentito. Chi cavolo mi ha visto? Stupida guardia di merda. Senza offesa, guardia. E si è tolto il rumore del caricatore, bello. Ma qua non ci passa praticamente nessuno. Però lì c'è sempre quella seduta. Ho 21 carte da lancio, mi sbaglio. Nessuno si tu quella a terra adesso. Come cavolo sono sordi, porca vacca. Poteva venire qui con la signora che mi serve. Come faccio? Devo attendere? Cosa devo fare? Non lo so. Ragazzi, aiuto. Sentite, io me la. Che culo. Era il direttore. Una cosa che potrei provare a fare è. Però rischio di essere scoperto un'altra volta.
Ma ne frega un cavolo, ma l'aveva visto. No, comunque io terremoto quasi mai non lo sento. Rottura di... Ma non ce la faccio io a fare in stealth, ragazzi. Mi è qua. Ma che fa? Ma sei imbecille? No, è stupido, va bene, vuoi restare qua. E io ti dico che non puoi restare qua e vieni di sopra con me. Mi è qua. Come along now. Come on. Qua rischiano di meno di vederti. Poi se non ci vede, che vedi, ne passa uno ogni morto di papa. Però passa esattamente quando tu stai facendo qualcosa. Su serio nessuno si è accorto di questo cadavere? Non ho più sacchi. Come cavolo faccio adesso che non ho più sacchi? Qua c'era una chiazza. Un cadavere. Sentite. Ma andatevene a fare in culo, va. Tutti a terra, ho detto tutti a terra. Vieni qua, pollo, tutti a terra. Qua Stealth che non si riesce a fare un cavolo da solo. Non con me che io sono stupido. Dopo si va online, ragazzi. È meglio qua. Niente, 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 niente. Qua la porta era chiusa. Devo mettere più intelligenza artificiale ai robot e fargli riparare, fargli prendere le robe, no? Oddio, vero, non ho l'armatura, quindi mi fanno un casino di danno lo stesso. Ma non c'è i bot che mi aiutano qua. Allora, direi di prendere le altre travi che avevo visto prima. Le travi le spaccano dopo un po'. Boh, non lo so. Io direi comunque di andare a prendere. Troppo! Ho fatto un casino di... Mi sono fatto un casino di danno da solo, però vabbè, dai. Eccole. Non ho visto se sul tetto ce n'erano delle altre, non ne ho la minima idea. Ah, è vero, il trap non si rimette, si mette in riparazione da solo con l'abilità dopo un po', è vero. Non me lo ricordavo. Quindi questo l'ho coperto. E a terra state. Mettiamo un'altra qua. Opla. Meno un pochino di sicurezza in più, eh. I muschi di Payday comunque sono stupendi. E muori, cioè.
Volevo vedere se nell'ufficio del direttore c'era qualcosa comunque, anche se ho già preso la tessera. So che non lo trovo, eccolo. Ah, niente cassaforte. Ah, soldi. C'è niente, eccolo qua, un pacchetto. Sempre meglio controllare. Arrivo, mio dolce trapano. Vabbè, vedete, non serve neanche che lo riparo, perché si ripara da solo dopo un po'. Vado a vedere se sul tetto ci sono altre assi, ragazzi. Sembrerebbe di no. Ragazzi, gli ostaggi. Porca, sto per crepare. Come si lanciavano le granate? Così. What the? Le carte da gioco! Beh, sono fighi da lanciare, sono utili se non stai. Che non fanno rumore. Eh no, io ho liberato la zona della videocamera e dovrei poter disattivare. Mi sembra. Adesso vedo. Non ho più vita, ho solo l'armatura. Opla. Dovrei aver aperto. Come l'ho aperta la barriera? Adesso tu mi spieghi perché non si è aperta. Io ho cliccato. Stupida barriera. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, almeno sei sette borsoni, mi sa. Io mi sa che mi faccio un attimo ammazzare, perché mi serve assolutamente un po' di vita, quindi una rianimazione, ragazzi, grazie. Grazie ragazzi, mi serviva proprio. Ragazzi, sono totalmente a terra. Grazie. Dai che ci sei, stupido trapano. Sangue e basta, non mi faccio danno.
si comincia. Posso correre con questo? Non posso correre con un sacco di soldi, com'è possibile? C'è chi nel cavo? Forza ragazzi, copritemi. Potrebbero dare una mano, ma no, meglio di no. Mi trovo strano che non riesco a correre con un borsone solo di contanti. Capisco di oro, ma di contanti. Mi sa che devo rivedere un attimo le mie abilità. Ok, ci siamo. Via. Ok. E un altro se ne va. Potessi correre sarebbe ancora meglio, ma non mi fa correre, non so perché. Dai che ce la facciamo ragazzi, dai che ce la facciamo. Ci siamo quasi. No, ragazzi, rianimatemi che è la nostra ultima possibilità. Ringraziamo che ci hanno dato un po' più di vita per sicurezza. Ragazzi, rianimatemi però. Come ti chiami? Body? Non lo so, grande Body. Forza, Body, ragazzi, dai che ci siamo quasi. Sì, Body, sì, Body si chiama, Body, non so come si dice. Oh. Yeah. Ultima sacca, forza. Non ho più vita. Quante sacche erano ancora? Che non posso correre.
Sono dei soldi, non sono dei lingotti di oro o dei macchinari pesanti. Voglio correre. Ultimo. Grandi ragazzi. Dai, ce l'abbiamo fatta. Grande body, già grande jacket. Ah, eravamo in tre, è vero, non eravamo in quattro. Grandi ragazzi. Vai. C'è? Ok, c'è, forza ragazzi, forza. Vabbè, non serve essendo bot, però grandi ragazzi, grazie dell'aiuto, bot, grazie. Era semplice. Però non sono riuscito a fare le stette, c'è poco da fare, raga. Come vai al giorno successivo? Non mi dire che ci hanno messo pure la fuga. Che so troppi borsoni, so. No! So troppi borsoni. Allora, ci mettiamo questo. Ci mettiamo questo. Mettiamo questo. Ci mettiamo questo. Ok, adesso va meglio. Adesso sono più pronto. A terra. Tutti i borsoni. Ma siete dei figli di buona donna però, eh. Vediamoci un paio di ostaggi. Giù. Ah no, questo è il mio. Questo è il mio, Bonnie. Ma no, Bonnie e Wolf, ma non sono quelli con cui ho fatto la rapina prima. Vabbè. Noi leghiamo in caso perché abbiamo qualche ostaggio. Ma si sa quando è più o meno l'arrivo del nuovo veicolo, no? Cecchino? Bisogna aver sentito un colpo dall'alto. Dobbiamo proteggere i borsoni, signori, i borsoni. Potrei restare qui, sono più protetto. Non passatemi davanti, civili del cavolo! Come dovremmo essere veloci? Ma io ho così tanti sacchi da portare. Sono pronto. So che io ho tanti sacchi da portare, come faccio a essere veloce, scusa? Oh, questo solo di tagliezza. Tanto 4 minuti si può fare. Ah, missione fallita tra.
Ah, devo sbrigarmi e basta, ok. Cioè non posso restare per portare via tutti i cosi. Non avevo capito. Non sono bravo io. Però se questi radiazioni mi aiuterebbero. Dai, io voglio portarli tutti, non me ne frega. Sono avaro, morirò per avarizia. Tanto è un'eternità, 3 minuti, stai tranquillo. Vabbè, dai, ci siamo. Io avevo perso l'entrata. Mi sono spaventato. Beh, dai, ce l'abbiamo fatta. Ok, fatta. È stata facile alla fine. Vorrei non riuscire a portare tutti i borsoni in tempo, invece ci sono riuscito, dai. Comunque quasi platinato Fallout, parlando di cose a caso intanto. Minchia, quanta poca roba mi ha dato. Non ho preso di sicuro una maschera. Infatti. Sì, silenziatore. Beh, non silenziatore, scusa, cioè. Questa è una rottura di palle di Payday. Cioè, devi trovarti, devi aspettare di riuscire a trovare i silenziatori, non li puoi comprare direttamente. Ryan.net. Now. Overkill. Evasione di Oxon. Overkill. No, è scomparsa. Era là. No, Neta di Oxton. Evasione di Oxton. Difficile. Fa cacare. Evasione di Oxton. Difficile. Dai, in evasione di Oxton. Ah, così si zoom. L'evasione di Oxon overkill, dai. Ora l'Ucraina overkill quanto dà? Non ho un cazzo, non dà. E dai. Non trovo, dai. Evasione di Oxon overkill. Entra. Ok, ce l'ho fatta. Spero. Dai, ti prego, fammi entrare. Sì, ce l'ho fatta, grande. Aspettavano proprio uno per cominciarla, buono. Spero non mi bannino solo perché sono livello 74. Forse dovrei cambiare la mia maschera. Ma hanno modificato l'inventario, figo. Questa preferisco. Figata come hanno modificato l'inventario. Quanti punti ho? Non ne ho, bene. Ma aspettate, quello dei borsoni
È il fuggitivo, forse? No, spettro. No, tecnico. No, specialista. Non so qual è quello dei borsoni. Ecco, aumenta la velocità con cui trasporti i borsoni. Puoi lanciare i borsoni all'istante. Quindi solo questo non. Pensavo che. Vabbè, pensavo che di poter correre con i borsoni di oro. Come si faceva qua? Io sono in questo. No! Dai, non mi hanno finito di far modificare la roba. La prima volta che vedo il menu fatto così. Eh sì, perché intanto loro tipo hanno aggiornato, hanno anche aggiunto la modalità realismo, se non mi sbaglio. Ma perché sono finito l'elefante il giorno dell'elezione? È perché siamo in due? Io metto pronto, poi non lo so. Io devo fare evasione di Ox e soffitto in giorno delle elezioni, buono. Ok, 0 stealth, va bene, si va. This is your show. I'll wait. You're going to do great. Non abbiamo silenziatori, bro. Io non so se lui non si è messo silenziatori perché non ne aveva. Non ne aveva. Questi leghiamo anche se non ce li portiamo, sti cavoli, via. Opla. Io ho già creato il PC mentre lui era là dietro. Ma che Dio è un genio, perché non ho provato ad andare là dell'altra porta. Questa comunque me la ricordo, poi anche dobbiamo evitare che la gente stacchi la corrente. Ah, vedi? Io c'ho queste due robe. Buono. Oddio, buonasera. E io dietro la fetta. Imbecille, non serve a niente. Ci ha messo una carica. Cavacca.
Ah no, non era la sua carica, era una granata stordente, credo. Una flashbang. Ah, salve. Aspettate che sta che. Oh, ma grotto! Deve morire sto peso per cavo. Vai a radiare sta cavo di elettricità, genio! Sparate, sparate a quello che non vedete, sparate e basta. Ok, ci siamo. Come abbiamo entrambi solo roba per curare, niente roba di munizioni. Finito le munizioni appunto. Secondi 2 minuti quindi no 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 grande, proprio finisce la partita. Ah, pezzi di merda, vedete quando stavo controllando. L'ho già fatto. Stupido mi fa, però l'ho già fatto. Go, 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 go. Cento secondi, dai, dai, 100 secondi, non è niente. Chi che mi spara, mo? No, ma sempre da là! Non più da qualche parte. Cosa ha appena fatto questo? Beh, lo shield non c'ho più. No! Taser di odio. Grazie, lo vedo molto stile per il bar a Watch Dogs 2.
50 secondi, dai, dai. Meno di un minuto. Sai che era un Splinter Cell quello. Come muoio una volta. Altro taser da qualche parte. Qua sotto. Ma ce la possiamo fare, io l'ho riavviato, poi dicevate qua. Meglio prendere tutto. Figli di figli di buona donna. Non è possibile se talga non sembra sta correndo. Sono tutti d'accordo con me di prendere anche la seconda roba. E dopo ho fatto io la decisione per la squadra perché ero io qua, la deppai. Dove ho messo la sacca di munizioni? Mi serve! No, no, mi serve! Non finire, non finire, non finire, non finire. L'arma che c'ha sto Babbo Natale. Grande, ha fatto un pacchetto. 40. Quando si finisce la partita siamo meglio. Super Trooper. Cioè se nella gazzetta però che ha detto fuck a go. Io vedo altro tranne me. Cioè 182 89 184. Vabbè. Ah!
Ho messo fisso compulsivamente il PC. Ah, ma non è la partita, però se è crash o perché ha detto no è impossibile perché ha visto troppa gente. Chi è che mi spara da dietro? No, ma dice che Super Trooper c'è ancora, mi sa che si è buggato allora. Niente, aspetta. Invitami a tua party. Aspetta un tono. E iscrivi e followami qua. Niente, non l'hai ancora fatto. Dai che facciamo la nuova modalità che si chiama invasione di Oxstone, forse. Oh, quel pezzetto non riesco mai a prenderlo, da. Dio di buona donna. Ah. 25 secondi. Ah, sono Rambo, diciamo. Entriamo nel party da My Dear Mark. Sì, voglio partecipare, fammi partecipare, porca vacca. Perché c'hai la musica di X-Files? Eh? C'hai la musica di X-Files di sottofondo. Ah, io non la sentivo, l'hai sentita dall'altra stanza, bello. Io sento sempre le tue altre stanze, non è una cosa normale. Cazzo. Allora, da quanto non giochi a Payday? Oggi ho ricominciato, dall'ultima volta che avevamo giocato assieme io e te. Ci credi che l'ho riscaricato anche io oggi? Si chiamano coincidenze. Oppure destino. Adam, la parola a te. Dobbiamo fare la nuova modalità invasione di Oxstone, cioè troppa roba. No, ora non posso perché tra poco devo uscire, quindi facciamo una la villeria veloce. Vieni. La droga. Ma io sono già in una, basta che entri da me. Forse è piena, te lo sei chiesto? No, non è piena, ci abbiamo. No, il problema è questo. Io. Allora, siamo in tre. Però c'è il. Cioè siamo in totale siamo in quattro. No, in cinque. Non so come spiegartelo. Cioè, praticamente si è buggato l'ultimo. L'ultimo che è uscito, si è buggato. Allora non posso entrare. Vabbè, tanto abbiamo finito, basta che cioè siamo alla fine, basta che questo imbecille viene sulla roba della fuga e puoi entrare. Ok, adesso ma dovresti poter cosa, entrare. Ma tu quanti contanti hai? Boh, tipo 7 milioni mi sembra. E estero? Non mi ricordo. Tipo, eravamo ricchi a forza di farci le evasioni di Oxstone. No, ma adesso hanno fatto l'aggiornamento e adesso c'è tipo la difficoltà realistico, no? Tipo. Quindi bisogna fare cioè, Oxstone tipo, realistico. Se ti sparano nella spalla ti devono portare all'ospedale se no crepi. Non lo so come funziona. No, è solo più difficile. Noi dobbiamo fare un realistico evasione di Oxstone, sappilo. Ma realistica già c'era, eh? Ma io non l'ho mai vista realistica fino ad ora. Perché non c'era quasi mai, però c'era. Ma la droga. Ecco, adesso puoi entrare, vai. Che livello sei? 74. Io 65, di odio. Vabbè, però, entra, se conta che sono in una partita con uno di 90 e uno 82. Non mi fa entrare, visualizza profilo, guarda trasmissione e disattiva audio. E prova in qualche modo. Come faccio a invitarti? Vediamo, se sono furbo. Invita gli amici. Invita giocatori. Aspetta, minga. Giocatori che partecipano. Dai, forza, fammi invitare. Ok, invita. Vada. Lei è arrivato tardi. Cioè? è già entrato qualcun altro. E allora esci.
No, ma io ero felice con queste belle persone. E allora esci. Ma che palle però. Sti Allora cazzi. compri tu un contratto, io non lo compro, fanculo. Ma senza comprare contratti, che non mi ricordo nemmeno come si fa, muoviti, invita, Comunque fai conto estero Crime Net Online. conto estero 59 milioni. Ma 59, ti odio, segna 56. aspetta, devo un attimo. Dove sono le abilità qua? Ma io ho Inventario. 29 punti abilità, non so come usarli. Infamia. No. Come si faceva a guardare? Ah, ecco qua l'inventario. Che è tutto nuovo qua. Ok. La facciamo una gioielleria normale. Non lo so, vedi. Come si faceva qua ad aumentare? Aggiungi. Ok. Ma hanno aggiunto cose? Hanno cambiato. Se vai sull'inventario è tutto diverso l'inventario adesso. Cioè nell'inventario hai subito il tuo personaggio, la tua maschera, le tue armi, le tue abilità e tutto, subito. Tutto boom, sbattuto in faccia. Fosse di assestamento, ma questa non c'era o sbaglio? No, no, hanno aggiunto anche nuove modalità. Tipo, Il giorno cos'è ladri dell'elezione. in cucina? Vabbè, Breaking Bad. Siamo diretti in laboratorio nella foresta per Perché cucinare quanto. laboratorio di Babbo Natale, Siamo. negozio d'auto? Quello c'era già. Il negozio auto anche. Siamo diretti in laboratorio nella foresta per cucinare quanta più metanfetamina possibile. Questa Prima volta non banca lavoreremo per mondiale? Hector. Anche prima banca mondiale c'era già. Qui c'è Prima un'invasione di banca Hoxton mondiale è quella più Overkill. grande, C'è un'invasione di Hoxton Overkill qui. Sì, è quella vero? gigante. Zitto. Fusione nucleare mi sa che è nuova. No, fusione nucleare è nuova. Poi c'è blindati città che non me la ricordo. Qua blindati in croce, blindati in modo, ma hanno aggiunto, hanno aggiunto. Poi vabbè che noi facevamo solo. Facevamo solo evasione di Hoxton, però vabbè. Sai che ti dico? Vedo di Facciamo comprare. una gioielleria, dobbiamo fare una gioielleria normalizia, così almeno tanto per No. riscaldarci che poi andiamo andare. Ma io voglio fare il negozio Ma no, ma d'auto. la prima banca mondiale non c'era, c'era la grande banca. Forse. Voglio fare il negozio d'auto io. Quante giornate Dove è scritto? è? Vabbè, invitami, pazienza, muoviti. Facciamo qualcosa che poi devo uscire. Potenziali Oro nero massime. c'era già. E oro nero? Non ne ho la minima idea. Io voglio qualche cosa di gas. Difficoltà. Ma perché non la posso mettere realistico? Alla difficoltà la metto molto difficile o overkill? Normale, normale. Difficile quindi. O Sì, esatto. ok. Normale, normale, difficile quindi, esatto. Ah, però là c'era una Ora gioielleria mi in inviti. realistico, vabbè, comunque puoi entrare. Se mi inviti. Non serve, è libera, è aperta. Sì, mi devi fare perdere tempo. Hai visto le pixel art che ho fatto su Minecraft? Sì. Non mi sono fissato con Undertale. No, invece io con Arstotzka. Mio Dio, cosa c'entra? Dici su cosa? Su Papers, Please? Sì. Mio Cosa, Dio. mamma? Io mi mangio una No. gomma da masticare. Oh, salutami tua madre, di nuovo. Mamma ti saluta game. Riconosce come Game o Ti come saluta. Riccardo? Cioè, non lo so. Vabbè. Dovete sapere, ragazzi, che io e la mamma di Mark abbiamo un bel rapporto. Detto così sono Lo male. so. Impossibile unirsi alla partita, senti, la cerco io una e non No, rompi più le ti palle. invito. Io tra poco dovrei andare, non so se sei arrivata la notizia. Invita gli amici, Mark. Vai, prova. Blindati parco. Scosse di assestamento non c'era, vero? Non credo. Fusione nucleare, sì, l'ho visto pure io, ma non c'era. Oddio, c'è uno con la maschera da maiale. Dai, vieni.
Ma sembra tipo quello di Hotline Miami con sta maschera. Senti, non mi sta facendo entrare. Oh, io mi sono comprato il colpo, vaffanculo. Ma io ti ho detto senza comprare niente, tu sei Ma io voglio provare questa, che è nuova, non l'ho mai fatta. Impossibile unirsi alla partita, mi dice impossibile. È perché fai schifo. Chiudi e riapri Payday. Nel frattempo sono entrate tre persone. Chiudi e apri Payday. Madonna. Mamma, te l'ho mai detto che Riccardo è stressante? Tutti sono stressanti. Ecco, get wrecked. Mom get wrecked. Tu che fai Per per coso? vivere? No, per Halloween. Niente. Beh, dovrei fare un Se non è cortometraggio per il grosso. canale, ma questo lo saprà solo chi guarderà tutta questa live. Wow! Ma non c'è nessuno che ti caga, vero? Su Twitch mai. Invito. Su Twitch non cagano mai. No, dal 1° dicembre in poi. Qui è ancora tutto novembre, la devo fare su Twitch, dal 1° dicembre. Cioè, quindi non ti sta cagando più nessuno, no? Ogni tanto passa qualche iscritto, ma no. L'unica cosa di cui ho paura è che appena faccio la live su YouTube ci saranno in 200 a dirmi: oh, sei tornato! Tipo chat piena, robe del genere. Anche perché c'è la gente che alle 3 di notte, se io pubblico un video alle 3 di notte, loro vanno a vederselo, perché c'hanno le notifiche attive. Ma pure io, Ma tu sei un drogato. impossibile unirsi alla partita, testa di cazzo. Non so come fare allora. Sono Magari esci? uscito. Ok, vediamo, ne prendo una io. Casino Golden Green è nuova, vero? Il casino non c'è mai stato. Casino Golden Green è Anche nuovo, Topi Laboratorio non l'ho ok. mai visto. Sì, appunto. Ci Assalto al stanno entrando. treno. Stato com? What? Assalto al treno. Deve Trovate il essere vagone carino, giusto ed sta. entrateci, recuperate il prototipo della torretta, smontate le parti della torretta e mettetela al sicuro, prendete la quantità richiesta di Oh, munizioni, mettete al bello, sicuro i così che borsoni. assestamento. E che ore sono? È Malakas. Devo andare. Ci vediamo stasera. Va Ciao. bene, ciao. Beh ragazzi, dai, abbiamo avuto per 5 secondi Mark in party. Ah, però c'è Stefano che è online su Payday, aspetta. Mettiamolo in party. Così almeno abbiamo qualcuno con cui fa qualcosa. Vediamo. Non viene, forse in un'altra parte. No, a me sembra che non sia in un'altra parte, adesso vedo. No, mi sembra che non sia in un'altra parte. Ma perché non viene questo pezzente? Boh. Che vedevo di... no, Crimenet, no, Crimenet, cioè Crimen Offline, no. Ladri in cucina, voglio provare a vedere com'è. Vai.
mi sto in una mano delle gomme da masticare, ragazzi, non va bene. È meglio di sicuro delle sigarette, però. Come ha invitato lui, sarà già in party con qualcuno allora, infatti. Ah, con Mitra, ok. Sì, io conosco un sacco di gente, ragazzi. Salve ragazzi, hey. Siamo in live in contemporanea su Payday. Io sì, già installato. Anche noi, siamo tutti e due. Lo so, ci stiamo. Si spaccano i culi. Allora, sì. Com'è che ti chiami te, in inglese? Riccardo. Ma va bene game. Va bene game anche, come vuoi. Io sono livello 74, fanculo. Livello 74. 74 contanti 7 milioni, conto estero 58 milioni. Mondato di merda. Conto estero quasi un milione. Sono un raccomandato. Sono un raccomandato, raga. Inizia ad invitare a tutti, Stefano. Intanto dimmi cosa devo fare. Quali? Se hai culo perché sei arrivato quando praticamente hanno aggiunto un sacco di nuova roba. Bravo figlio. Cosa facciamo? Ah, se vuoi avere tanti soldi e tanta esperienza, io ti dico evasione di Hoxton in Overkill. Hoxton? Oh la madonna. E io guarda con io faccio sempre evasione di Hoxton in Overkill. Tipo, facile? Dipende, se sei bravo sì. Oh, Ricchetti. ho trovato il silenziatore economico della modpack con una carta a fine partita. Adesso vi invito. Tu fai caccare, punto. Io devo vedere invece. Che filo è? Sembra tipo un compressore. Osetto del Butcher Modpack. Devo fare modifica armi. Che arma usi te principale, Nick? È il mitragliatrice leggera, non so cosa. Uso sempre un mitragliatore. Mitragliatrice leggera RPK, giusto? No, Buzz Sau 42, che dovrebbe essere tipo la migliore. Quale? La Buzz Sau 42. Dovrebbe essere la più forte, credo. Dipende, beh, se ti consiglio subito il secondo. Quando puoi prenderti il secondo, non prenderti il primo, che è meglio. Faccio prima comprarmi una mitragliatrice leggera che costa 33.000. Sì, però venditi l'arma principale che hai adesso. Ok, no. Ho una K e un comando. Come faccio? Venditi la K, fa cacca. Ah, vendi arma. E vabbè, tutti e due fanno cacare, sinceramente. No, io c'ho tipo. Non me lo fa vendere, è vero, almeno uno. Devi tenere, io c'ho il fucile di precisione. Allora, vabbè, mitragliatrice. Fucile M308, il Mosconi e lanciagranate. Hai pure Mosconi! Mm-hmm. La madonna! Poi c'ho come secondaria fucile a pompa, pistola mitragliatrice, pistola Bernetti, pistola mitragliatrice. Hai la Bernetti? Come bella, pistola sì, bella. Anche perché è quella che c'ho, con cui c'ho il silenziatore. Siete entrati da sé? Io sì. Io sì. Ah, io sto entrando. Ho la maschera di Babbo Natale sorpreso io. Mirino. Te? Io c'ho un teschio tipo. Canna silenziata, ce l'ho? Sì. Ho il fucile col silenziatore adesso. Il fucile da cecchino col silenziatore. Che culo. Yeah. Posso fare la roba stealth. Sì. Ad avviare, che cazzo.
prova. Aspetta, è evasione di Oxton? Sì. Ok, evasione di Oxton non si può fare stealth, sì. Avviso, È tutto ammazzare. Io e te ci proviamo a fare stealth, ma non riusciamo a fare niente. Facciamo no, io prima ammazzare. Ho provato a fare stealth tutto da solo. Entra. Aspetta, ti faccio vedere una maschera. Stai, guarda sta maschera. Bella. Impossibile unirsi alla partita, rinvita, mister. Poi c'è questa. Strafiga questa. Prova a entrare da me, anche perché anche prima era un po' buggato. Riccardo, quanti spettatori hai? Uno. No, bella, ma io bella tutti, io facevo la live su YouTube. Ora sono costretto a fare su Twitch e poi ricomincio su YouTube. Ah, ok. Dai. Quindi questa poi viene caricata. Ogni due secondi. Mi sembrava strano che ogni due secondi non dicevi bella, ciao Nick, ciao Davide, ciao Simone. Mi sembrava lo so, ma comunque appena finisce questa qui la carico su YouTube, quindi poi sarà come un video. Non è la partita, unione. Andato entra Kosova Force 2004, signori. Attenzione, ha chiuso il 2004. Attenzione, Mosconi in avvicinamento. Warning, Mosconi in avvicinamento. Devo riavviare Payday, sto arrivando. Vabbè, tanto Payday si riavvia easy peasy. È vero, pagamento 1.250.000 dollari. Ma l'importante è l'esperienza, quanto ti dà. Comunque, se Rick, guarda, se comunque se vuoi che ti do le specifiche della tua skin, sarebbe. Allora, la skin pack è di Doctor Who, invece la tua skin è Level Doctor. Bravo figlio. Attenzione. Level Doctor in avvicinamento. Anzi, lo Stefano Vitali selvatico in avvicinamento. E parte il combattimento. Che io poi come armi secondarie, non so perché, mi sono ritrovato le carte da gioco. Cioè posso lanciare le carte da gioco stile Joker. Seriamente? Mm-hmm. Perché c'ho le granate e gli assi di picche, che sono come tipo dei coltelli da lancio. Sto entrando. Poi potrò sbloccare le molotov, la dinamite, gli shuriken e il giavellotto addirittura. Io sceglio già gli shuriken. Ma io sono Batman, così. Ma siete pieni, siete 4-4, buttane fuori uno, Ste. Mitra, sei con noi. In che senso? Sei accanto a me. Ma se non vi vedo. Stai, tu lo vedi? Io vedo un Babbo Natale selvatico qua accanto a me. Anch'io? E che arma hai in mano? No, aspetta, io non vi vedo. Hai lo stesso mitragliatore che c'è Ste. Ma il mio è più forte. Wow. Aspetta. Ok. Dai, muoviti cazzo, sennò non può essere. E vabbè, avvia, va. Io non vi vedo. Ah, è vero, avviato. Visto? Si chiama droga. Ma droga fa male. Come Stefano Vitali. Oh, Ste, ma dopo andiamo non su... Non dire il mio nome. Ste, dopo andiamo su GTA a fare la nuova attività che paga un botto. Ok. Perché tipo paga 16 milioni a botta. No, non 16 milioni, che cazzo dico, 16 mila. E quindi se la fai, la rifai, ti guadagni un botto. E poi andiamo su Minecraft. Sì, ci sta anche quello. Dai cazzo. Ma chi è che come arma secondaria c'ha le cesoie, scusa? La mamma. Ma la che mamma cazzo? Ah, no. Io come secondario ho la pistola col silenziatore. Ti volevo dire come corpo a corpo. Vabbè, dai, ci sono. Ah, io sì, io. Io c'ho un bastone della verità e Stai invece c'ha le armi normali in corpo a corpo. No, io volevo mettere la maschera da Hellboy. Da kebab. Dai, Stefano, host di merda. Io ho messo pronto. Anch'io. Tutti abbiamo messo pronto. Abbiamo un problema. Houston, abbiamo un problema. Sei buggato, raga. Da che palle. Il dentista, che bel negro. E guarda che è quello di Breaking Bad, sto tipo. Sì, uguale. Gas. Quale? Quello di Psych.
No. No, Gus è Gustavo Fring. Il tipo di polli, lo Spollos Hermanos, vai con gli spoiler. Non fare spoiler. Se no chiami Walter White. Perché cazzo non parte, cazzo? Oddio raga, attenti, attenti raga, attenti, attenti, no, ci stanno sparando, fate finta che sia partita così la gente non se ne va. Oddio raga, attenti, A caso. Dai, vai. Sì. Dai, stupido gioco, ma è così bello, perché si deve buggare sto gioco di merda? Ecco il primo che è uscito. Dai, ok, ci siete? Sì, ci siamo. Oh, sì! Ah, ok. Houston, vieni qui, visto? Era Houston. Perché non andava a te? Perché Stefano ha una connessione di merda, ecco perché, ed era We Lost. No, tu c'è... Entrati, Akbar, lasciatelo in pace. Stefano, oh, Ricky, vero che sembrava in un party la voce? La droga. Ti sei spaventato. Fa cagare. Stefano, però lo posso lo succhiare. Non ne parolacce. Se no chiami la polizia. Ah no, aspetta, sta già arrivando. Stefano, ho noleggiato il tuo camion. Con questo vai a prendere tua moglie. No, quello è il famoso camion delle caramelle gratis. Quello dove le persone adescano i bambini. Stefano adesca le bambine, no Ste? Non dire parolacce. Ah, sì, ce la fai fare la missione quella dove devi guidare le mani l'auto. Il negozio di auto, da sì, la conosco, perché? Sì, la sai? Allora dopo la facciamo. Sì, va bene, perché io non l'ho ancora. Io non l'ho ancora mai fatta. Però la conosco. Cioè sai come si fa? Più o meno sì, più o meno. Ma prima o poi dobbiamo fare dobbiamo fare una rapina in realismo stealth. Non mira. No, non mira, devi sapere tu, devi vedere tu più o meno il centro del coso. Che schifo! Coprimi. Non c'ho la coperta. Meno male che sono tanti colpi. Bomba. Ti copro, Ricky. Grazie figliolo. Vai, lo scheletro. Ah, aspettate, devo fare il cenno. Devo fare il dito medio al guidatore. Vai, cazzo, vai. Attenti perché poi a un certo punto sia qui che nella quella dopo arriveranno i Splinter Cell, i cosi, quelli che danno lo shock elettrico, gli scudi. E quanto dura? Ah, questo qui dobbiamo arrivare a un garage, poi fare tutta una parte dentro sì, un garage. Dove c'è il portellone? Esatto. Dove c'è il portellone, dove si deve aprire un cancello e poi c'è tutta una fase là. Devi esatto. Trovare un PC tipo per aprire. E poi c'è la parte quella lì dove è tutto al chiuso, dove devi proteggere il tipo e prendere roba per lui mentre lui tipo hackera, no? Ma io l'ho fatto tipo 20 volte, ci sarà un motivo se ho così tanti soldi e sono a livello alto. Hai il kit medico? Io ne ho qua, ne ho 4. Bravo, non lo so allora. Io dietro. Minchia, da dietro? Sì, buonasera. No, hanno scorreggiato, attenti. Stefano è zitto zitto perché si sta concentrando. Da dove cazzo spara? Da casa tua. In tutto questo non ho ancora usato il fucile primario, però dettagli. Ricky, ti serve carica? A me sì. No, a me no. No, io sono a posto, vai. Metto il trapano che ce l'ho migliorato. Il come mio trapano ad avere così tanto kit medici? Così tanto? Kit medici? Perché c'ho l'abilità potenziata, sì. Come sì. Come si chiama? Boh, mi sembra che nell'abilità di... non mi ricordo di cosa. Faccio io che sono più veloce in qualsiasi cosa. Faccio io. No, faccio io perché sono... Ho la velocità nel riparare il trapano e inoltre lo riparo migliore. Ah, hai l'abilità.
Yes. Oh. E tra parentesi, se il trapano si rompe, dopo tot secondi si riavvia da solo se nessuno lo riavvia. Però minchia, che palle, si è spaccato di nuovo. Ma dico io, perché usiamo il trapano? Non basta aprire la porta, la cosa, la... Come si dice? Quanto tempo? 14 secondi. Yes. Con l'ama. Che palle, si spacca ogni 5 secondi. Trapano del cavolo. Che palle. Vai, fatto. Vai. Poi quando mai un trapano apre una porta? Sta schiacciando il camion, attento. Che palle. Dai, sto imbecille deve sempre fare sto segnale del cavolo, vai. Prenditi qua le munizioni, se no vengono sprecate. Era meglio se le mettevi sopra il nostro camion, così viaggiavano insieme a noi. Ok, dai che ci siamo, arrivati alla porta del garage. Quello delle munizioni. Io sono ancora all'arma secondaria, quindi non ho ancora usato minimamente la primaria. Ma ce l'hai il FIFA, Tenis? No, non mi piace troppo. Mamma mia, perché devo fare il segnale se non c'è niente? Cazzo. Ecco, è là davanti il coso. Cazzello. Adesso c'è la parte di rottura di balle dove dobbiamo cercare il PC. Cos'era questa, una scoreggia? Fidati che dirai, che dici così e poi cambierai, perché là dentro è pieno di gente. E sono già fatta, eh? Ma è pienissimo. Non so che difficoltà l'ho fatta, ma questa è overkill, eh? È overkill. Allora la droga. Ma lui, io sono Batman. No, Stefano, no, lo faccio io. Prendo io il biglietto perché sono un Batman. Bello come la gente si connette e poi si disconnette. Forza, troviamo sta cavolo di roba. Ah no, quello è un civile. A terra, civile, a terra, le vogliamo tanto bene. La leggo perché le voglio bene. Io lo so. Quanto tanto? 17.000 in overkill. Per un civile? Sì. Allora lo faccio prima, sei caldo. Trovate le porte chiuse, cioè, e apritele e vedete se trovate il PC già adesso. Fregatevene del camion. Io ti sto seguendo. Ma devi cercare le altre porte, dobbiamo. Ce ne sono un casino. Come cazzo si aprono le porte? Te ne hai premuto R1 per scassinare. È stato un casino comunque per farlo, Chi ti copre più che altro, perché poi. No, questo è vuoto. Vai. Io sto con Niki, te lo copro. Vediamo se qua sotto c'è qualche porta. Ok. No, questa è vuota, è da dove arrivano i poliziotti. Il civile, lo metto a terra. Bella la musica di Payday. È overpower. Bello come io non ho ancora usato neanche una munizione della primaria. Sono troppo pro, evidentemente. Neanche le granate ho usato, non ho usato quasi niente. Vabbè, pure qua è vuoto, che palle. Attento dietro di te. Ecco. Dai! È fastidioso quando entra qualcuno. Ti hai premuto? Non è che ho dovuto ricominciare. Oh cazzo! Roman, ti ho detto, ti do una mano. Mi sono ritrovato 20.000 persone davanti. Vedi te.
Ma smoke bomb sono le fumogene? Sì. Oh, sceso. Granatozza. 1, 2, 3. Capuia. Non ho visto l'esplosione, peccato. Avete trovato quel cazzo di sala? Sono dietro di te. No, non ancora. Ok. Oh, qua c'è un'altra. Coprimi. Vai. E la madonna. A sto punto, raga, quando volete io ci sono, per Payday, quando volete, figlio. Che palle! Anche questa non ha niente. Aspetta, mi devi coprire un attimo te. Ho 39 di ricariche. Cavolo, c'è quel taser del cavolo. Ah, non è un taser, è una cosa normale. Ok. La modpack quella nuova, la nuova aggiornamento. Da quant'è uscita? Di Payday? Sì. Non lo so. Da ho trovato qualche settimana, credo. Il silenziatore della nuova modpack prima con Stefano. Buono. È molto buono il silenziatore. Ho trovato qualcosa? Niente. No. Se lo troviamo ti appare in alto a sinistra che l'abbiamo trovato. Sì, cambio l'obiettivo. Qua ce n'è uno, ma e ogni tanto si finisce in 5 secondi, ogni tanto si trova dopo un'ora. Ah, è ucciso con le cesoie. Devo andare a fare lo sciacallo. Mi dice che il vero problema è che qua tutte le porte sono aperte, dove l'avevo ancora trovato. Vai, quella è chiusa? Quella è chiusa? Chiusa? Oh, no, no, è tutto aperto. E questo è il problema. Dove cavolo è quella stanza del cavolo? È tutto aperto qua. Ma la vita non si recupera su Payday? No. Che peccato. Però quando muori ti rianimano, che sei a terra, ti ridà metà vita. Ma di quanti anni fa è Payday? 2013? Credo 2013, non sono sicuro però. Comunque è sempre bello, sinceramente. Sì, questo è sempre bello. Anche se trovassimo la porta sarebbe ancora più bello. Questo qua sta facendo la campana. Avete provato a vedere in basso? E adesso sto andando in basso. Ma c'erano prima in basso qua. Ma magari c'è sfuggito qualcosa. Bisogna vedere bene gli angoli. Oh, no, la quella è aperta. Dietro. Vediamo qua. Sono tutte aperte. Bam, quello ci toglie, bam. Don't die, sono adesso, eccomi. Opla. Dietro di te. Copertura. Che... Ah, sì. Non è da nessuna parte, non si trova. Forse se è un meccanismo redstone rotto. Eccola! Bravo, mi sa che è questa, l'ultima. Era coperta da una cavolo di colonna, non si vedeva. Bravo, si muovi lei, altrimenti le sparo in culo. E le inficco in culo del fucile. Ma... Dai, cazzo, non sparare. Eccoci. Ci penso io, ci penso io. Già fatto io. Sto facendo tutto io perché sono malvagio. Ok. Buono. Tutti qua dentro. Beviamo il tè. Io sto già bevendo nella realtà, figurati. C'è Babbo Natale. Perché mi guardate male? Io sto semplicemente ballando sulla musica. Vedo anch'io. Come fai a ballare? Faccio su e giù col tasto.
per abbassarsi mentre muovo la visuale. Ecco cosa si fa durante le rapine. L'ho premuto io, ci godo. Yes. Fatto? Ok, si va. Ora ancora sto. No, mi sono incastrato, ok, non vedo niente, ok. Bella, dai, bella. L'abbiamo quasi finito? Sì. Ah, deve solo parcheggiare? No, dobbiamo aprire il dissuasore. Qua deve fare il biglietto, faccio io, lasciamelo fare. Chi ha il biglietto? Io ce l'ho già. Ce l'ho anche io, mi sa. No, non ce l'hai, guarda. Ah, intanto dobbiamo togliere sta roba. Guarda, guarda, guarda sul mio nome, vedi quella P accanto sopra il mio nome. Sì, è il biglietto. Esatto, bravo figlio. Forza, forza, che non abbiamo lavoro, almeno facciamo questo. È fatta. $7, che dannati ladri. Il cancello. Fatta. Adesso prossimo giorno abbiamo fatto. Quanti soldi danno? I soldi adesso non te li danno, devi vedere dopo. Tanto gli dai esperienza. Ora puoi acquistare mitragliatrice leggera. Dovrebbero darti tipo 2 milioni e qualcosa, forse, non mi ricordo. Serio? Cosa? Non mi ricordo. Ma contate che io di solito faccio sempre questa. Cioè quando sono con gli amici facciamo questa ancora e ancora e ancora in overkill. Non in overkill. È normale. È normale? Sì, dunque 1 milione e passa. Che cavolata, pensavo che esso fosse in overkill, ecco perché era così facile. Quante volte hai platinato? Ste, facciamo, vogliamo fare i bastardi. Cosa? Quando abbiamo finito, prima della fine, spegli quello che non è nessuno di noi tre. Perché? Dai. Così. Perché se no non guadagna. Esatto, io lo faccio un paio di volte con gli amici, solo perché siamo cattivi, guarda, ha già una scheda. È difficile sto pezzo. Allora, praticamente dura un casino, non è che è difficile, dura un botto. Quanto dura? Ah, quello che ti piace tra l'altro l'operativa. E devi atterrarla. Capito. Ah, se trovate una tessera, usatela per chiudere la parte qui. Fammi atterrare a me. Fammi atterrare a me. Almeno non fa tirano le armi, fatemi entrare a me. Non ho capito un cazzo, ma vabbè. Fatemi entrare a me nella nel senso di operativo. Apro, Vai, aperto. Ragazzi, avevo appena chiuso quella io, perché avete aperto? Che è Austin? È Stefano Austin. No, Austin è coso. È quello che stiamo accompagnando. Io? No, è quello che stiamo accompagnando. Ah, ok. Non è nessuno di noi. Salve, tizio della SWAT, come va? Tutto bene? Ah, è morto, mi dispiace. Ce l'hai sopra, Stefano. Quella porta da cui siete entrati, richiudetela però. È 90, 91,2 videogiochi, quindi basta che guardi perché sono troppi. La play? Io chiudo, Sì, sì, chiudi. Tanto ci sono altre porte, però è meglio chiuderne il più possibile, che così almeno. Ma sono tutti aperti. Ecco un'altra scheda. Bravo. Muori, 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 muori. Corri, 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 corri. Cioè, io e te stiamo fermi, tanto qua prendiamo i milioni. Qua è chiuso, chiudo anche qua. Sai che a me non piace che stare fermo. Ok, ho già chiuso due entrate io comunque, la di voi. Così è più difficile che entri. Ma dai, fuori? Ma tanto posso entrare quando voglio. L'importante è che loro sono stupidi e non sanno come entrare, cioè non sanno che basta togliere la cosa. La tessera. Perché qua è aperto, ragazzi? Ah, ecco di qua, forse c'è l'altra tessera. No, non c'è. Ho bisogno di mani, 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 mani.
Non c'ho i mani. Non hai le mani? Quanto dura più o meno di minuti? Basta che guardate. Guardate la di Oxton, lui sta creando un schermo, deve hackerare di tutti. Luca, la 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 la. Guarda lì. 20 secondi. Per questo, lui deve hackerare ognuno di questi schermi. Fine di schermo ci chiederà di fare. Fare qualcosa al di fuori di sta stanza. Ciao Stefano. Ma che bello che sei. Abbiamo avuto culo che la mappa era così, perché a volte lì ci sono due entrate, ok, ma di solito sono tipo quattro le entrate. In caso ho una tessera. Vai, via. Ma dove devo andare? È al dipartimento scientifico. Però qualcuno deve restare qua. No, che auto chiuso in faccia, però... scusa. No, no, resto io, tranquillo. Perché qualcuno deve restare a proteggere Oxon e gli altri devono andare. Ma io e te siamo dentro, ok? Ok, se... Ah, accede al magazzino, okay, prove. Ok, ora accedete al magazzino delle prove, vai. Per... sto in OFK. Qua devo scassinare. Cos'è? Non c'è più polizia? E ogni tanto per qualche secondo c'è. Ma continuano ad arrivare sempre quasi. Ma da solo un lato arrivano, che culo. È perché avete solo due porte praticamente. Avete molte meno porte del normale. Trapano, elettrico. Quant'è che ci mette? Trapano. Adesso tu dico, aspetta che riparo. 15 secondi. Vediamo se qui dentro c'è qualcosa di utile. Che io già mi sembra di aver già preso due pacchetti forse. No, hai preso un pacchetto e due schede. No, di schede ne ho prese tre. Dico. Ah, schede tre, ma pacchetti mi sembra uno. Ah, l'ho preso prima un pacchetto, mi sa. Dove cavolo sono le prove qua? Cos'è, le belle donnine a casa, Stefano? Eccomi. Stefano, hai le donnine a casa? Eh? Hai le donnine a casa? Ah, le donnine allegre, no, cioè. No, è una mefa. Ah, quindi una donnina allegra. Oh! Tutti così dicono, Stefano. Torna da Oxton. Fatto. Torna da Oxton. Torna. 99 secondi, porco Gesù Cristo. Guarda che è meglio, guarda che in overkill sta molto più tempo. Cazzo, sto per morire, sono a terra. Quanto? Sto arrivando, Ricky. Senza di te non ce la faremo mai. Devo muovere. Ho 20 secondi di vita. Sto arrivando. Da che parte poi? 17, 16, 15, 14. Vieni, vieni, dai che ci sei, dai che ci sei. Ti vedo. Ti vedo. Vedo tutto sfoscato, vedo tutto la cacca. Ti stanno sparando male. Stanno facendo male. Chiamata, dico, Lo so, ma... Buono. Mitra, tieni. Perché ti metti disteso? Mitra, prenditi sta roba con me sotto terra. Sì. Grande, grande, bel team. Attento, 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 alla tua destra. Torniamo nella sala, forza. Dietro di te, dietro di te. Non mi frega niente, io vado. Apri, zio. Vieni. Vai, fatto. Dammi un kit, ecco, tieni.
Buttalo grande, grande. Uno per me e uno per te. Vai. Bravo. Bella, bella. Io vi metto un sacco di munizioni. Bella, Opla. Bella, ragazzi, bella. Ecco, guarda che io questo, quando giocavo a Payday tanto, questo qui lo facevo tipo 5 volte al giorno. Perché giocavi così tanto a Payday? Ah, in overkill comunque. Ma esce anche quello nuovo? Oh, questo quel nuovo Payday 3, no, Payday 3 non so quando esce. Ma esce? Prima o poi uscirà, sì. Che bello che sarà, eh. Vai, stai, vai. Te lo prendi, te? Sì, credo di sì. Perdi qua. Vai, bella. Munizioni. Copri, 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 copri. Dove siete, ragazzi? Siete usciti da qua? Eh sì, dobbiamo fare la roba noi. Tu devi proteggere il grande Hoxton. Ma... Oh no, qui chiuso, perfetto. Niente. Dai, ragazzi. Il cavolo. No. Devo farlo prima io, uffa. Per forza in sta stanza, oh. Ecco. Mi dico quanto manca Oxton. Ah no, non sta facendo niente. Andiamo, forza. Oh, sono tutti qua, sono tutti qua. Ste, ci sei? Io sì, bravo. Sì. Kit medico quando torni. E allora ce n'ho ancora uno e basta. Usa l'ultimo, aspettalo. Se mi serve, grazie. No, è meglio che aspetto quando ha meno vita, perché il kit medico gli dà tutta la vita. Ah, oh, guarda, guarda, ce l'ho, possiamo chiamarlo di meno. Vai, Oxon. Fatto. Oxon, muoviti, testino di vitello. È a terra. È a terra, è a terra, a terra. Vado io, vado io. Vai, 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 veloce. A 22, 21, 20, 19. Lo vedo anch'io. 18, 17. Tento ste. 16, 15, 14. Hopla, mi sono gettato di sotto. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Bravo, 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 bravo. Ti salverò. Ti salverò. Oh. Poi figliolo, ti ho salvato, però muoviti. No, sta dico fermo. Manca 50 secondi. È l'ultimo o il penultimo? Penultimo. Penultimo. Ok. Con un milione poi fuck, mi dici fuck, te, fuck. Ricky. Se fai come farmi un kit buono, eh. Se farmi buono, cose così, Ma io che ne so. What the fuck, ma che cazzo sta succedendo? Oh, oh, l'elettricità. Non è niente di male. Ok, vai. Capito, Ricky? Quelle almeno le conosco meglio di 9 anni. Una droga. Ancora! Ma non sta giocando più, eh? No? No, era fermo quando l'ho rianimato. Allora non rischiare. Adesso sta giocando. Vado a salvarlo, chi se ne frega, sono buono. Via, 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 via. A parte che non ho più vita, sto andando a salvarlo secondi. Senza vita. Ah, ma non scende il tempo. Ah, adesso scende. Sono morto. Sono morto. Arrivo. Stai dentro. La rischio io per te. O ce la rischio? Sì, rischia. Tanto è tutta la vita tu.
presto, 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 presto. Via. Tua mamma, via. Via, 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 via. Vai. Oh, okay. Non uscire più, basta. Tanto ci servirà di nuovo, due volte. Vai, mi sembra. Ha fatto. Ora dobbiamo proteggere Oscar. Ok, dobbiamo andare all'ufficio del direttore, so io dove. Se stavolta stai dentro. Va Ricky. Non rischiamo in più di uno. Ce la fai da solo, Ricky? Sì, sì, sì. Uso l'arma primaria, dai. La ricarico. E si va. Uno. Ti piace che Ricky farmi in simulator? Due e tre. Vabbè, io vado di granata, vado a fare le palle. Alla Akbar. Vai. 30 secondi. Dai, fai smanettone di merda. Allora espellilo quello che è morto. È un pezzente. Come si fa? Di andare su... Fai te. Non mi ricordo come si faceva, sul touchpad mi sembra. Opzioni. Stefano. E voi soldi se li pigliamo noi. LOL. Fatto. Vai, torna, dimmi te quando aprire. Capito? Approvo la richiesta di autorizzazione, devo ancora fare, che palle. Io ti aspetto qua. Approvata. Torna, torna. No, devo aspettare, devo restare qui perché ogni richiesta di approvazione la devo approvare. Buttati in... ok. Kit medico, usatelo, usatelo. Ah, ce l'ho ancora, è vero. Me ne ero scordato che ne avevo ancora uno. Ora okay. Stai attento. Granata tattica. Oh, oh. Dai, dopo stavo per tirarliamo un po' su Minecraft. Come volete voi, ragazzi. GTA, dai, di altro poi non posso venire anch'io. Approva. Almeno su Minecraft andiamo tutti e tre insieme. Una creativa ti va, ti va. Non lo so, come volete voi. Creativa zero. Ma io sono nato con la creativa, mi dispiace per voi. Non ha senso giocare con la creativa per me. Per me sì, perché io costruisco, non sopravvivo. Vabbè, oh Ricky, sei venuto un attimo nel mio mondo che ti dà una mano. Ti va Stefano? Ho già, dai, metto già bene, ho 2000 d'oro, 3 libri incantati, tutte le corazze per i cavalli, 16 diamanti, 2. Ma se cominciassimo un cazzo di mondo mio su YouTube? Eh? Cazzo, cazzo, cazzo! Non ha più vita. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, veloce, veloce, veloce. Vieni qua che c'è un kit medico. Ti giuro, è l'inferno là fuori. Munizioni, dico... prenditele. No, ce l'ho, ce l'ho. Dico, se cominciamo un mondo per YouTube mio. In survival. Sì, però tutto survival. Sì, sì, tutto survival. Però ditemi voi, preferite... Preferito che tipo registro o che vado in live? Registri. Facciamo tipo video. Perché, facciamo una serie. Te, se vai in live quanta gente viene più o meno? Nessuno quasi. E allora fai registri. Però non so come chiamarla. Vediamo dopo. Gli ubriachi. Tu comunque Mitra ci sei quasi sempre online, dico, giochi tanto. Sì, abbastanza. Allora, allora dopo facciamo anche un gruppo messaggio, così almeno ci messaggiamo là. Ok, ma io ti vedevo che eri online su Payday, perché io prima ero livello tipo 82. 82? Ti vedevo online, minchia. Solo che non... Sì, 82. Solo che ti vedevo online, solo che non ci conoscevamo, non parlavamo, ti avevo una live. Ti seguo da quando avevi tipo... Ma più che altro ci siamo conosciuti facendo i colpi con Stefano, tipo. Sì, no, ma io ti ho conosciuto in live. Arroga. Poi Stefano ti ha conosciuto... Io ho conosciuto Stefano... Io conoscevo prima te che Stefano.
Ah, bello. Ma io ho scoperto che la maggior parte di gente che conosce i miei amici su PS la conosceva prima me. È strana come roba. Sono molto conosciuto, evidentemente. Dai che abbiamo finito, Oxon. Io sparo a caso. No, tieni le munizioni, cazzo. Vado a fata. Vado a fata. Bam, granata. Andiamo. Ma andiamo. Salta, stupido mino, vabbè. Vai. Ci sono, ci sono. So che qualcuno davanti a me per coprirmi. Sto dentro come lo schifo. Vado. Tento cecchino. Stai, stai, ci sei? Corri. Ok. Corro un corno, c'ho la sacca, non riesco a correre. Vai, io sono arrivato al punto di stazione. Vediamo. Vai, vai, vai. La scheda? Hai la scheda magnetica? No, non ce l'ho. Che cazzo, dobbiamo trapanare. Vabbè, lo miglioro, vai. Miglioralo. Mamma mia, quanto è lento a migliorare. Adesso dovrebbe mancare, ecco, 30 secondi. Bella. No, oh, speri sto qua che si è unito adesso. Cioè, oh, che cavolo. No, ti faccio tutti i soldi, sei veloce. Ah, sei disconnesso, meglio così. Vedi, il mio trapano praticamente ha meno tempo degli altri, si riavvia da solo ogni tanto e inoltre tipo non lo nota quasi nessuno perché è silenzioso. Grande Oxton. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, vai, 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 vai. Cos'è che hai detto? Go, atto go, okay. Giustamente. Voglio saltare, vai, ok. Oxton, stai con me? No, Oxton ti va contro. Ma perché abbiamo la macchina delle forze segrete? Siamo perché nemici. Siamo belli. Oxton! Oh. Dobbiamo correre. Abbiamo un problema. No, ok. Bella! Soldi. Oh, poi. Ah, è vero, ci ha dato bonus banda viva perché abbiamo espulso quello che è morto. Un milione. Esperienza. Un milione. Aspetta, da dopo. No, ti ha dato 266 come contanti disponibili. Sul conto estero un milione. Voi non so quante esperienze vi ha dato, dovrebbe avervi dato un botto, a me mi ha dato pochissimo alla fine. Io sono il livello 24. Vabbè, a me non mi ha fatto detto niente perché 25, io sono già a livello alto. 25. Vabbè. E poi un attimo, ragazzi. Battoni da box overkill. Livello 25, teste? Ma me lo. Ah, il milione te lo dai in conto estero. Sì. Sì, la maggior parte te li metti in conto estero. Vediamo cosa dirà. Maschera. No. Cazzo, arma. Canna silenziata. Sì. Vaffanculo. Mi sto beccando solo i silenziatori. Luce tattica per pistola. Bella. Non sembra niente. È tipo il laser a caso. Aspetta, vi insegno una cosa. Vi insegno una cosa. Allora, quando andate su CrimeNet, in basso ci dovrebbe essere il tipo per puntare. E lì praticamente potete fare il payday senza aver fatto una rapina. Usando i soldi del conto estero. Quindi potete ricevere accessori, maschere e soldi extra. Questo poi, aspettate. Allora. Oh, guarda, dobbiamo farti i soldi del conto estero. No, ci dovrebbe essere tipo in basso da qualche parte. Come posso vedere i soldi del conto estero? Non me li fa vedere. Mi sembra solo nel menu principale. Esatto. Oddio, guardate quello che c'è con noi. Guardate quello che c'è con noi con la maschera che ha. Sì, l'ho vista la maschera. Buono. Quella lì era. Figata. Cosa facciamo? Che arma mi compro? Però che arma mi compro? Quella che vuoi no, tu. Quale facciamo? Non so quale facciamo. Mi puoi mettere a host me? Si può fare? Dai, raga, ma andiamo un po' su Minecraft. Ma tu c'hai più cose? Io? Io posso organizzare molta più roba, sì. Oh,
primo cecchino, è forte. Ti consiglio più di aspettare per il secondo. Cosa mi compro, raga? Fucili a pompa o mitragliette leggere? Quello che ti si addisce di più. È tutto, no. Vediamo se posso mettere senza Thor. Metto il kit medico, va. Metto il kit medico. Poi abilità. Come si fa ad avere l'abilità di avere più cose? Aspetta, dissapatore. Manipolatore. Canna silenziata. Da possibilità di avere più cose, più oggetti? Sì. Aspetta, abilità. Adesso ti dico, eh. Vabbè, aspetta, tecnico, cos'è come carta origine? Dove cavolo è? Cosa sono le carpo regine? Le che? Le carpo regine. Non so che cavolo siano. Specializzazioni. Le specializzazioni. Tassinatore, truffatore, sceriffo, canarina, scagnozzo. Ah, quelle. Aspetta, come ci si arrivava? È in basso a destra, nell'inventario. Ah, ok, allora praticamente tu hai tot punti e puoi decidere una di queste qui da portare al massimo con i vari punti. Ah, guarda la mia maschera. Figa. Aspetta ad avviare se... Mi devo comprare una bella arma. Per esempio, guarda, io mi sono messo scagnozzo. Le mitragliette? Dipende. Le più forti. Io mi sono messo scagnozzo che ti dà 10% di più in salute, poi ti dà aumenta il 25% di danni inflitti dal colpi alla testa, poi hai il 15% di probabilità in più di essere bestagliato dai nemici quando sei vicino ai tuoi compagni di squadra, e ottieni 10 di punti di salute. La pistola Bernetti o la revolver Bronco? Aspetta, pistola. La pistola più forte qual è? Adesso te lo dico. Vabbè, oltre alla Bromstick. Allora, la pistola... Cosa hai detto, la Bernetti o? O la Bronco. La Bronco? La Bronco, sì. Quale mi compro? Allora, fa più danni la Bronco, ma come munizioni totali, precisione e occultamento è più forte la Bernetti. Decidi tu. Prendo la Bernetti. Vai, la prima. Vaffanculo. Oh, la modifica arma. Comunque conta che con la specializzazione che c'ho io, che è scagnozzo, alla io fine metto il mirino alla Bernetti, sì. Alla fine la tua salute aumenta di un ulteriore 40%. Wow, la tua salute si rigenera diretto del 3,5% ogni 5 secondi. Modulo combinato è forte, dai. E poi gli metto il silenziatore. Andiamo? Spartaco, conta che la specializzazione scagnozzo che ho io ti dà 40% di più di salute. La tua salute si rigenera ogni 5 secondi. E alla fine della missione ti dà 10% di più di possibilità di avere qualcosa di raro. Ottimo, non avviare ste, un attimo. Ma Stefano c'ha la maschera dell'aquila di GTA. Anch'io ce l'ho. E c'ho anche quella da coniglio. Oh raga, ho speso un botto, ho 11.000 dollari li ho spesi tutti. È la droga. Vabbè, sono fatti per spendersi. No, perché? Dai. Abilità, te cosa ti sei messo con scagnozzo? Praticamente tu decidi, poi quando sei sull'abilità, tieni premuto sul primo e ti comincia ad aumentare. Sì. E vai avanti così. Fino alla fine. Cosa? Cosa devo fare? Sei sul primo dello scagnozzo? Sì. Tieni premuto X. Ah. E per fino a quando? Fino all'ultimo coso. Fino a quando ti si riempie. Tu metti tutto X, ti hai premuto. Quando ha smesso di riempire? No, solo due. Tranquillo, io col tempo si va avanti. Più missioni fai meglio, con eh? Con tutti? Sì, lo devi fare con tutte le caselle, così poi ce l'hai al massimo in un casino di abilità buone. E comunque quello dei kit medici mi sembra che sia in automatico. Cioè io non ho i kit medici. Io ho i kit di pronto soccorso, che sono meglio dei kit medici. Cosa, raga, prendo mine laser, munizioni o kit medici o jammer? Se vuoi fare stealth, jammer, se no è meglio. Cosa facciamo ora? Cosa prende per ora? No, io conto che per avere quei 4 di kit medici sono sul fuggitivo, la prima roba da prendere. Allora mi prendo. Vabbè, io prendo jammer, va, che tanto servono. Tu prendi e poi la droga è formale.
Vai, avviate, ragazzi. Dipende da cosa c'è dove stai. Oh, aspetta, aspetta! Stai, come hai fatto a metterti quella tuta? Che io c'ho quella brutta. Sì, ma fa schifo, eh. Cioè, basta che vai sull'inventario. Ecco, l'hai fatto. Però guarda che fa schifo, sì, perché non hai... appunto, tu non hai più difesa. È più forte l'antiproiettile pesante o il combinato, il tattico? Allora, aspetta, il più forte è il... antiproiettile o il tattico, il tattico combinato. Tattico. Ma se vuoi, essere più veloce e schivare meglio, sono meglio tutti gli altri. Vabbè, però quando devi fare stealth, normale. Quando devi fare stealth è sempre meglio avere abito elegante e basta, perché così ti vedono di meno. Aspettate che mi metto un'altra maschera. Quale mi metto di maschera? Quale è più cazzuta? Ma non devi chiedere tutto a me. Ma dimmi quale è più bella. Guarda questa. Oddio, va la mia. Va la mia. Che cazzuta. Guarda quella, guarda quella che mi metto adesso, quella che mi metto adesso è la più bella. Aspetta, mettitela, mettitela, guarda io. La droga. Vai, 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 lasciala, lasciala. Vai, vai. Andate, raga, io vado in bagno, arrivo. Quale faccio? Fai a via. Vedi se c'è il negozio, negozio di auto, là, il negozio delle auto. Ce l'ho, sì. Vai, fai quello. Ma io mi cambio da maschera perché sono cattivo. Io amo sta maschera qua. Normale o difficile? Non l'ho mai fatta. Ma fai difficile, tanto siamo bravi, dai. No, intanto metto normale che ho voglia di salire. Bello, sono scrasciato dalla cosa, dall'host, da. Partecipa alla sessione. Game Legacy YT Live, mi sembra. Ok, dopo andiamo su Minecraft a registrare. Ok, la droga. Che è successo? Perché è riuscito? Sì, mi era crashato dalla sessione. Che figo ha quella maschera di quel tizio. Aspetta, che figa. Ce l'avevo anch'io quella, però l'ho venduta perché non mi piaceva troppo. Violino di merda. Come facciamo quella che io ho detto a Steady, fare quella che avevamo detto prima del negozio delle auto. Ah, questa, eh? Mm-hmm. La sai, vero? Più o meno. Quanti siamo dentro in tre? 4. Dai, grazie Ste. Non guarda che l'auto, lasciacela a noi per favore, che l'hai già guidata. No, io non l'ho mai guidata. Lasciacela guidare noi, dai. Ma guarda che sono un'auto per ognuno, No, sono tre. Ma io non l'ho mai guidata. Ma un'auto per tutti? Dovrebbe essere un'auto per tutti, E noi siamo capaci a farlo, solo che non riusciamo a trovare le chiavi. Noi siamo capaci a guidare, ma non riusciamo a trovare le chiavi. No, si è buggato di nuovo. Ma è normale che dice fallirai tra 3 minuti. Sì, significa che devi sbrigarti ad arrivare alla fine. Ciao Ste. Lo dico, è normale. Ah, ti devo mettere moderatore. Come cavolo ti faccio a mettere moderatore, Ste? Hai gente in live? È solo Stefano. Ma vengo anch'io, dai. Come si fa a mettere in moderatore, Ste? Game Legacy YT Live. Bravo. Vai sul mio nome e mi uppi. Ma io posso mettere blocca, chat in privato, menziona, time out o bandisci? Bandisci Stefano. Dovrebbe essere Game Legacy? Come ti chiami Game Legacy? No, vedo. Game Legacy YT Live, tutto attaccato. Live. Payday, tornano le rapine. Esatto, bravo figlio. Ormai
Ho sentito... No, non mi ricordo più come si chiama. Doctor Who, però non mi ricordo se è la prima o la seconda. Dai, si è buggata di nuovo. Sì, sono al buio con il mio LED blu che mi illumina. No, non mi ricordo più come si chiama. Togli che se no c'è l'eco. Che tu ne frega? Ma non va ancora. È buggata di nuovo. Come hai fatto prima a sbuggarla? Fuori uno, mi sa. Perché hai messo... Perché mi hai messo il link di un video? No, è quello della live. Ah, la tua live. Sei un pezzente. Ma su modding la, su modding Valdei, no? Sì. Ok. What? Perché vado così lento? Perché siamo senza la maschera, siamo dei civili in questo momento. Ero abituato a muovermi velocemente. Allora, di qua bisogna mettersi la maschera. Siamo venuti a non potete, non puoi entrare, te, non puoi entrare, non puoi entrare. Perché no? Cioè, di solito si incazzano malamente se entri così. Sì, se vai avanti sì, perché abbiamo sempre fallito. Venite per di qua. Dove entriamo, scusa? Aspetta, di qua ci vedono. Aspetta. Dobbiamo aspettare che questo tipo si levi dalle palle, perché ci sta guardando. Sto cazzo di me. Ok. Vai. Ah, voi rimanete senza maschera, faccio io. Ok. No, aspettate, non si può aprire. Grazie a cazzo. Oh cavolo, pensavo si potesse. Ok, sono con la maschera e non so cosa fare, bene. Voglio togliermi la maschera! Aiuto! Ti copro. Col sedere di Mitra in faccia. Posso curare qua addosso. Stai fermo! Cosa ti vedo? Chi è il ricchione che non vede uno con la maschera che fa come arma in mano? Che cazzo fai? Salti pure, sei bravo coglione. Ci sono i passanti, ricchione. Perché sono mongolato, guarda. E dobbiamo mettere la maschera, ricchione. Du. Zitto. E mi stanno vedendo. Capo di qua. Ecco, sta chiamando, grazie a te. Ok, ecco, significa che abbiamo 3 minuti per fare tutto. Ok, vai. Te sai come si fa, vero? Dobbiamo trovare le chiavi e poi prendere le auto. Eh sì, ma devi entrare in un computer. E la madonna. Non è qua, Vabbè, io apro tutto, sti cavoli. È questo il direttore? È vestito elegante il direttore. E uccidilo! Ho preso la scheda, raga! Vai! Ho la scheda! Devo aprire! Let's go. No, mi dite che dobbiamo trovare. Sì. Ma c'è un piccolo problema, ce ne sono 20. Eh sì, è vero. Io vado. Eh sì, quello è il problema. E poi abbiamo 3 minuti per farlo. No, ma bisogna per forza. Bisogna per forza fare la stealth allora. Questa sì. Sempre la 6, metto in 14. Sì. Perfetto, bravo. Io i jammer, ricordatevi. Posizione un jammer. Dai, fate quei cazzo di computer. Lo stiamo facendo, stai calmo, Stefano. Quanto tempo ci vuole? 60 secondi. Se le guardie vogliono entrare. Okay, vai. Oh, ti immagini lo azzecchiamo al primo? No, ma non è impossibile, dai. Noi, io e te 2 volte l'abbiamo azzeccato al primo. Ma voi siete sculati? Cosa? Ma quella cosa impossibile è che dobbiamo prendere le chiavi, salire e arrivare tutti all'obiettivo. È troppo difficile. Allora mi sa che ti tocca riavviare, perché bisogna per forza fare la stealth da prima parte. È impossibile. Non è impossibile, bisogna per forza stare stealth. Venti secondi. Eh sì, ma ti ricordo che abbiamo ancora 1 minuto e 50. Dai. Raga, che figo comunque il tipo vestito d'Apollo, guarda. Cioè.
Dai, dai, che l'abbiamo beccato, dai, 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 dai. Tempo. Che vaffanculo. Faccio io questo, sì. Calmo, faccio io questo. Ma abbiamo perso già, Steria, via, Steria, via. Sì, 99 secondi, Stefano, riavvia. Ma lo sai che mi sa che... guarda che non bisognava fare solo uno, bisognava fare due PC insieme. Come due PC insieme? Qua mi dava che potevo bypassare ancora, bisogna fare due PC insieme, non bisogna provare finché non trovi quello giusto. Stefano, riavvia! Devo aspettare che passi il minuto. No, vai sullo, no, sulla touchpad riavviare. E fai riavvia. Genio. Non c'è riavvia. C'è sempre riavvia. Ah. Imbecille. Minzica, non è... cioè io gioco da 7 anni, tu non hai mai giocato, vuoi che io non sappia? Porca no, vacca. Non è che non ho mai giocato, ho giocato su PlayStation 3 che è un modo diverso il sistema. È sì, perché non hai il touchpad, punto. A parte quello. Ah, ti dice anche accedere, esci dal veicolo, retromarcia, freno. Freno a mano. Sì, scopati mamma Shark. Esatto. Ah, aspettate, aspettate, allora, equipaggiamento. Allora, mettetevi. Mettetevi il vestito elegante, perché vi fa vedere di meno. Ok, poi. Mettetevi le robe che non fanno rumore, quindi se avete gli shuriken o le carte da gioco, mettetevi quello. Jammer. E come si fa? Come faccio a vedere? Ah, c'è il sito rischio di elevamento. Silenziata, cecchino. Sì, però a me non cambia. Ma io ho tutti alti. Anch'io, ma anche a me non cambia mai, non so perché. Ma c'è la mazza da bagel, giusto così. A cosa serve il cassonetto della spazzatura? Per buttare dentro i cadaveri. Avete altre, avete robe silenziate, raga? Sì. Io sì, tutto. Mettevi tutte le robe silenziate che avete e io sono pronto. Aspetta, aspetta che vengo con le carte da gioco. E togliete sto Maurizio vai, Costanzo però. Sì, levatelo, giochiamo solo noi tre, ragazzi. Buttalo fuori, ste. Maurizio deve morire male. Dopo questa si va su Minecraft, quindi, la droga. Andiamo a registrare su Minecraft, però dobbiamo trovare un nome adatto alla droga. I tre rapinatori di Minecraft, a caso. Dai, ste, ok. Ascolta Ricky, te, Stefano. Ma come? Ma io non l'ho mai fatta, ascolta Ricky. Allora... innanzitutto bisogna almeno un attimo... fai come me Stefano, che entriamo diretti e ci mettiamo la maschera. Bisogna un attimo capire come entrare. Allora, se di là non si può entrare, forse c'è un modo qua. Non sai a correre? Io? Io sto andando, solo, sto andando veloce normale. Stefano si fa già scoprire. Ho già sgamato. Stefano, ma sei un mongolo. Pezzente. Sbrighiamoci. Cerca persone, cerca persone. No, ma che ormai... trovate il direttore, va? Devo scassinare. Chi è? Chi è? Vabbè, dai, lascialo. Io sono già qua nella stanza dei PC. Ho preso la scheda, ho preso la scheda. Vai, fai ciò che devi. Ma si sta unendo uno scimmietti, vai. Sì. Vai, 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 vada, vada, vai. Vada. Fai ciò che devi. Ok. Ora bisogna fare questo. E poi bisogna rifare sempre lo stesso. Bisogna fare due volte due PC. Sabota, sabota. Vai. Stai sabotando? Sì, due sì, PC? Fatto. Sì, due PC sulla stessa roba. Appena finisce ti faccio vedere. Perché ti dà di ribypassare quello che hai già bypassato. Ma in realtà è il PC accanto. Fatto due volte l'hai già capito. Noi sei che manco una. Capito. Ma le chiavi si possono già trovare? No. Ah, allora no. La droga. Non si trovano. Sì, le chiavi dopo però. Stefano, ah beh, bravo, lo pisci 4. Oh, io metto i jammer, perché c'è un pezzo in cui c'è la polizia che vuole entrare nei server. Se vai male. È normale che c'è solo un jammer? Sì, più avanti puoi averne due. Comunque in realtà è sempre, cioè basterebbe entrare, mettersi la maschera, sparare in testa a tutte le guardie subito col silenziatore ed è fatta. Uno te rispondi al cerca persone che fai più veloce e non c'hai missione fallita, vero? Yes. Ok, dopo ci dobbiamo organizzare bene.
e non perché entrare diretta come ha fatto Ste. Infatti. Oh, dimmi te dove sono le chiavi, eh? Io non so dove sono le chiavi. Io non l'ho mai fatta. Te lo dirà. Sto dando a intuito io, come sempre. E come li fai due computer, scusa? Adesso vedi, 8, 7, 6, se l'abbiamo beccato, 5, 4, 3, 2, 1. E adesso mi dice di bypassare. Che devi fare? Io ne provo uno intanto, provo anch'io. Ah, ne hai fatto visto? Uno te? Io faccio più. Vai, tu fai ho l'altro. Ottimo. Vedi, non bisogna subito. Non bisogna fare subito l'altro. Bisogna prima fare bypassare questo. Non ce la facciamo. Bisogna per forza farlo in stealth, perché ci vuole troppo tempo per far tutto. Qua neanche ti dice quanto tempo manca, porca vacca. Cioè questo sì, ma quello. 10 secondi, quello dopo. A arrancare in questo gioco, Ho spaccato sto quadro. 70 secondi e ne mancano 50 alla fine della missione, se concludi, riavviati. Anche perché poi abbiamo tutta la strada da fare in auto, cioè è impossibile. Se riavvia. Dobbiamo solo rispondere al cerca persone, raga. Allora, facciamo così. Stefano, riavvia. Stefano è morto. Stefano. Ok. Cioè... Comunque, allora, prima di avviare... Cosa, come si chiama? Ricky risponde al cerca persone. Entriamo diretti. Ste mi aiuta a tenere. Stefano, te tieni, te metti C4. Ricky, in realtà basterebbe mettere il jammer e prima di entrare sparare a tutte le guardie e poi rispondere al cerca persone. E perché cosa serve il jammer, scusa? Per le comunicazioni, così per sicurezza, anche se qualcuno chiama la polizia, non arriva subito la polizia e non lo chiama davvero perché impedisce le comunicazioni in quel momento. Comunque, raga, allora, ascoltate, mi elimina sto scimmietti che livello 6 neanche sì, ci conosce. Sì, butta fuori scimmietti. Comunque, poi. Allora, Game Legacy, Ricky risponde al cerca persone, gli sciotta. Io penso agli ostaggi, li tengo giù e te stai metti C4, ok? In realtà io c'ho il cecchino silenziato, quindi da lontano gli posso fare fuori. No, non la droga. La droga. Prima capito? Osserviamo un attimo il tutto. Subito al cerca persone. Prima guardiamo sì, un attimo la circonferenza del quadrato del laterale. Guardiamoli da fuori, mi raccomando. Ste, metti pronto, dai. Ma stai mi sa che è un po' fatto. No, secondo me, la tua amica ti sta facendo qualcosa intanto, perché non lo so, veramente. Non lo so, sei un po' distratto. Ora. Allora, guardate cioè, a me, mi sembra, guardate a me, raga. Mi sembra strano che non si possa entrare dai lati, da dietro, ci deve essere un modo. Allora, Ricky, vieni qua. Ricky, allora, te fai fuori queste tre guardie, aspetta che scende. Ecco, c'è già sgamato, vai, andiamo, no, non ti ha sgamato! Becilli! Allora, raga, Ricky, prima tre guardi, io vado di sopra e penso agli ostaggi. Cosa stavi dicendo Stefano, del punto di sotto, Stefano, che si poteva entrare? Stefano, vai vicino al camion, dove ci sono i C4, preparati vicino al camion, te. Vai vicino al camion. Vai, Ste, bravo. E stai là. Come al mio uno, mettiamo le... Preparati all'entrata, te, Ricky, preparati okay. All'entrata. 3, 2, 1, vabbè. Vai, mettete, vai. Io penso gli ostaggi, cerca persone, muovi qui. Troppo ecco, tardi, bisognava mettere prima un jammer. La prossima volta vado con il jammer. Ma Steve aveva detto di una parte dove si poteva entrare di sotto. Non c'è più il direttore. Non c'è il direttore, raga. Non c'è il direttore, non c'è la scheda. Cercala. Ragazzi. Cercala. E dove lo prendo? Cercala in giro. Ma bisogna per forza farla in stealth. Riavvia Stefano. Avevi detto che c'era una parte sotto dove si poteva entrare, dove? Qua c'è un pacchetto. Forse ho trovato qualcosa di utile. Fermi tutti, Stefano. Forse ho trovato una roba utile. Cosa? No, Ste, dovevo stavo guardando.
Porca vacca, avevo trovato forse una via. Stavo provando a vedere se c'era la via entrata, sì, del retro. Ma dove lo devo mettere? Fammi vedere in modo che devo mettere il jammer. Stessa cosa adesso, abbiamo sbagliato io e Ricky. Comunque, dov'è che lo devo mettere il jammer? Scusa. Fammi vedere, Ah, scusate un attimo a me prima di fare le cavolate della droga. Intanto il jammer si può mettere solo su una appunto parete. Ma se lo stesso termina tra. Ah, fermi. Pensa sempre al cercatore, mi raccomando. Non perché fate niente. Sei messo a sparare le guardie, cerca persone. Al massimo ti aiuto io con le guardie, ma il cerca persone è la cosa più importante. Ok, non fate niente adesso, venite da me. La droga. Ora. Allora. Di qua non si può. Ste ha detto che c'era un modo per entrare, però forse io ho trovato un altro. La droga. Venite qua da me. In stealth la vuoi fare? Sì, ovvio. Di qua. Ah, di qua è chiuso, ok. Però aspetta un attimo. Allora, io devo provare. Allora, copritemi. Mi devo mettere la maschera. Dimmi, aspetta, io sto qua. Buttalo fuori, Ste. No. Sì. Buttalo fuori, sì. E qua c'è la guardia, porca vacca. 81. Cosa 81? Ecco, qua si può entrare in stealth. Ti sto guardando la guardia. La faccio. Apri, apri che la faccio subito. Vai. Ok. Aspetta. Porca vacca. Ricerca persone. Ok, ci sono. Grande, grande. Zitto, stai là, non venire, per favore, per la Sei tu, facci tipo da guardia senza maschera. Il C4 devo prendere. Ma non ancora, dopo. Ok. Vai. Vedi che qua c'era l'entrata, porca vacca. Che cazzo ha lanciato? Anche qua ci sono delle scale per salire. Apriamo, entriamo da qua o saliamo da sopra? Entriamo da qua, piazza un jammer? No, non serve ancora, vai. Lo mette, vabbè, io non so, gli dico non serve e lo mette. Come si levava? Bastava che smettevi di tenere premuto. Vabbè, dai. Comunque vedi alla tua destra che ci sono delle scale, non so se possono esserci utili. Vabbè. Dovevamo andare a fare il Ok, piano. Con il cadavere dove l'hai messo? L'ho messo dentro il cassone. Nascosto. Allora. Vabbè, lo metto dentro il cassone. Ispezione il magazzino. Io non sento male, aspetta che arrivo, aspettami, non fare da solo. Vaffanculo. Ok. Arriva, aspetta. Aperta. Dove sei? Sei salito? Sì, sono sopra. Qua c'è il direttore. E devi stare attento a destra, a sinistra, davanti, dietro.